Un forum delle aree metropolitane tra Roma, Milano e Napoli per rispondere ai problemi di sicurezza delle grandi città, difficoltà delle periferie, degrado intorno alle stazioni, occupazioni illegali di edifici. L'iniziativa del ministro dell'interno Piantedosi che in un'intervista al Messaggero annuncia anche un'imminente riforma della polizia locale con l'obiettivo di valorizzarne il ruolo a supporto delle funzioni tipiche dell'autorità di pubblica sicurezza. Sugli sgomberi, spiega il ministro, l'intervento a Palazzo di Pizzo Falcone a Napoli dove i clan camorristici facevano da padroni rappresenta un caso pilota, un metodo da seguire. Dei comuni sciolti per mafia, dice, la responsabilità delle infiltrazioni mafiose non è sempre e solo dei politici. La sfida sarà eradicare i condizionamenti criminali che molte volte si annidano nelle strutture amministrative e tra i dirigenti. Piena sintonia con la Premier Meloni sulla questione migranti. Stop agli sbarchi irregolari, ribadisce Piantedosi. E aiuti a chi ha bisogno. Giovedì scorso con Tajani abbiamo accolto in aeroporto 114 persone in fuga dalla Libia e da altri paesi africani. Non è questione di navi o porti, ma di gestire un fenomeno di enormi dimensioni, sottolinea il ministro degli esteri. Serve una nuova legge sui flussi e aumentare le quote destinate ai paesi con i quali raggiungiamo accordi, premiando gli stati che collaborano con noi. L'urgenza c'è sempre stata, spiega Tajani alla stampa, ma adesso una serie di fattori convergono pericolosamente. Terrorismo, riscaldamento globale, crisi economica, guerra. Della Libia, dopo l'incontro con la ministra degli esteri di Tripoli, Tajani dice stiamo cercando soluzioni per trovare pace e stabilità in tanto con le elezioni che sono la strada maestra per l'unità. Per l'Ucraina i tentativi di aprire un dialogo sono positivi e mi sembra che Joe Biden abbia mandato messaggi chiari. Finora la risposta russa è stata però negativa. Bombardare i civili, colpire le reti elettriche e puntare sull'inverno per fiaccare la popolazione non mi pare un modo di mostrare buona volontà.